Prendi la prima guerra mondiale, un matematico, 10 equazioni complicate ed una malattia debilitante ed ottieni una delle scoperte più rivoluzionarie della storia della scienza, i buchi neri. E se i buchi neri si mettessero a ruotare generando un tunnel spazio-temporale? Mentre tutti cercavano un posto tranquillo per mangiarsi il panino, magari per evitare i comandi dei superiori o per evitare di essere mitragliati dalla trincea nemica, lui, Karl Schwarzschild, trovava una soluzione alle equazioni di Albert Einstein. Voi direte, ma che eroe fare matematica sotto il fuoco delle mitragliatrici? Poverino, la guerra lo ha chiamato proprio nel pieno dei suoi studi sulla relatività. Dovete sapere che Karl Schwarzschild era andato lì apposta. Immagino si sarà chiesto, perché non approfittare di questo ambiente rilassante per risolvere uno dei più grandi misteri dell'universo? Durante la prima guerra mondiale, Karl Schwarzschild si offrì volontario per servire nell'esercito tedesco, nonostante fosse oltre 40 anni, e 40 anni nel 1915 erano tanti. E mentre era dentro una trincea sul fronte russo, Schwarzschild contrasse pure il pemfigo, una malattia autoimmune della pelle che è dolorosa e debilitante. E lui, nonostante le mitragliatrici, nonostante il freddo, nonostante i dolori lancinanti della malattia, lavorava senza sosta a quelle che erano le equazioni matematiche più complesse dell'epoca. Adesso non lo so se è il freddo, l'umidità, la malattia o le equazioni di Einstein. Fatto sta che nel marzo del 1916 Schwarzschild viene rilasciato dal servizio militare e in pessime condizioni. Morirà due mesi dopo, l'11 maggio del 1916. E la cosa più curiosa di tutte è che sembrava che le sue soluzioni alle equazioni di Einstein fossero sbagliate. C'erano delle condizioni particolari che davano come risultato infinito. Come sarebbe a dire infinito? O Schwarzschild aveva sbagliato, sprecando gli ultimi anni della sua vita, oppure le equazioni di Einstein erano sbagliate, o l'una o l'altra. E quindi, per capire chi ha torto o ragione in questa storia, dobbiamo capire che cosa sono queste equazioni di Albert Einstein. Le equazioni di Einstein sono 10 equazioni che descrivono la gravità. Le equazioni possono essere sintetizzate in questa formula. Queste equazioni hanno sostituito l'antica legge di gravitazione universale di Isaac Newton. Da Isaac Newton, cioè dal 1687 fino al 1915, ha regnato indiscussa la legge di Newton. La legge di Newton sembrava perfetta per spiegare i fenomeni astronomici. 228 anni di dominio incontrastato da Newton ad Einstein. E prima di Newton cosa si sapeva? E perché Einstein ha riscritto la legge di gravitazione universale di Newton? Le domande si accavallano. Facciamo ordine. Tutto comincia con lui, Sir Isaac Newton, il bambino piromane che si pentiva di aver fatto le torte di domenica. Colui che ha scritto la legge di gravitazione universale bevendo il mercurio. Non so voi cosa ne pensate, ma nei testi scolastici la biografia di Newton sembra essere stata messa apposta per farti sentire uno straccio. Sir Isaac Newton, matematico, fisico, astronomo, filosofo naturale, teologo, storico, alchimista, nonché presidente della Royal Society, direttore della zecca inglese e membro del Parlamento. Esagerato. La prima volta che ho letto questo curriculum avevo 12 anni e a malapena sapevo allacciarmi le scarpe. A quell'età stavo giusto cercando di capire le regole del Monopoli e già Newton riscriveva le leggi dell'universo. E pensare che 3 mesi prima che Newton nascesse, gli morì il padre e la madre si risposò con un tizio molto più vecchio di lei, molto più brutto di lei, ma molto più ricco. E quindi affascinante. Newton odiava il suo nuovo papà, lo odiava talmente tanto che una volta, a 8 anni, minacciò di incendiare casa. Newton aveva un bel caratterino, anzi, è stato accertato che Newton soffriva di depressione, ansia e paranoia, disturbo bipolare, comportamento ossessivo, misantropia, sindrome di Asperger, disturbo ossessivo compulsivo, ipocondria ed episodi psicopatici, inclusi deliri e allucinazioni. A 19 anni Newton compila una lista dei suoi più grandi peccati. Alcuni di questi sono: mi pento di aver fatto le torte la domenica, mi pento di aver preso a pugni mia sorella. Le sue principali invenzioni sono il calcolo infinitesimale e la formulazione della legge di gravitazione universale. Almeno queste sono le cose per cui oggi maggiormente lo ricordiamo. Ma lui, Newton, queste cose le ha fatte nel tempo libero. I suoi veri interessi erano altri. Newton era ossessionato dall'alchimia e dalla ricerca della pietra filosofale. Newton voleva trovare il modo di convertire i metalli comuni in oro e il modo di vivere più a lungo possibile. Newton era ossessionato dal diventare ricco e immortale. Pensate che nel 1979 sono stati esaminati alcuni campioni dei suoi capelli. Nei capelli di Newton è stata trovata una concentrazione di mercurio 40 volte superiore
superiore al normale, 40 volte. Cioè Newton si beveva il mercurio. Praticamente era diventato un termometro. Ma per noi oggi Newton, nonostante tutto, rimane un genio. Per noi oggi Newton è colui che ha scoperto la gravità. Cioè, non è che Newton ha tecnicamente scoperto la gravità. Non è che prima di Newton la gente galleggiava. Oh, vedi quel cavallo come fluttua bene nell'aria. La gente sapeva benissimo che c'era la gravità. Si cadeva perfettamente anche prima di Newton. Il merito di Newton, tra un delirio e una paranoia, è stato quello di capire che la mela che cade qui, sulla mia testa, e la luna che gira là in alto nel cielo, obbediscono alla stessa legge, la legge di gravitazione universale. E dopo Newton, per 200 anni, le cose andavano bene, più o meno. Man mano ci si è accorti che in condizioni estreme la teoria di Newton non funziona benissimo. Ad esempio, la teoria di Newton non riusciva a spiegare i piccoli spostamenti dell'orbita di Mercurio. La teoria di Newton prevedeva un'orbita ellittica e stabile per Mercurio, ma le osservazioni mostravano un piccolo ma misurabile spostamento dell'orbita di Mercurio nel punto più vicino al Sole. È uno spostamento piccolissimo, di appena 43 secondi d'arco per secolo. Uno spostamento di 43 secondi d'arco corrisponde a un cambiamento di posizione di circa 12 cm di un oggetto lontano un chilometro. Eppure, questo piccolo spostamento non riusciva ad essere spiegato dalla teoria di Newton. Fino a quando non entra in scena lui, Albert Einstein, colui che ha fatto dell'elettricità statica uno stile di pettinatura. Mentre i suoi capelli ridefinivano il concetto di entropia, il suo cervello penetrava i misteri dello spazio-tempo. Einstein, in una delle imprese più titaniche e solitarie della storia della scienza, ha riscritto interamente le equazioni di Newton. E non appena Einstein riuscì a completare le sue equazioni, le mise subito alla prova. Fece i conti con Mercurio. A quell'epoca Einstein viveva da solo, si era da poco separato da sua moglie Mileva Maric. In quel periodo Einstein era scivolato in un'esistenza allo stato brado. Lavorava a qualsiasi ora del giorno e della notte. Viveva esclusivamente di caffè, biscotti e salsicce. E così, tra un biscotto e una salsiccia, inserì la massa del Sole e quella di Mercurio nelle sue equazioni. Apparve 43. Certo, 42 sarebbe stato più figo, ma gli uscì 43. Einstein vide quel numero. Per poco la salsiccia non gli andò di traverso. 43 secondi d'arco era proprio il valore che le equazioni di Newton non riuscivano a prevedere. Quelle complicate equazioni funzionavano sul serio. Le equazioni di Einstein dimostrano che la presenza di materia ed energia dice allo spazio-tempo come curvarsi e la curvatura dello spazio-tempo dice agli oggetti come muoversi. Con Albert Einstein la gravità non è più una forza, la gravità è l'effetto della curvatura dello spazio-tempo. E subito dopo, in una trincea al fronte russo, Schwarzschild trova una soluzione all'equazione di Einstein che fa infinito. Ma che significa? Queste equazioni di Einstein sono sbagliate. La soluzione di Schwarzschild descrive il campo gravitazionale attorno a una massa sferica e statica, come una stella o un pianeta, che non emette radiazioni. Questa soluzione dice che esiste un raggio entro il quale nulla può più sfuggire alla gravità, nemmeno la luce. Maggiore è la massa, maggiore è il raggio di Schwarzschild. E ci dice ancora di più, ci dice che se la massa di un oggetto viene tutta compressa entro questo raggio, l'oggetto diventa un buco nero. Praticamente i buchi neri sono come i cassetti in cui mettiamo i calzini. Tutto quello che entra non esce più. Schwarzschild, prima di morire, fece in tempo ad inviare i suoi risultati ad Einstein. Einstein rimase impressionato dalla semplicità e dall'esattezza della soluzione proposta. Il lavoro di Schwarzschild rimane ancora oggi uno dei pilastri fondamentali della fisica teorica. E il 2019 è stato il trionfo definitivo per la soluzione di Schwarzschild, grazie al progetto Event Horizon Telescope. Event Horizon Telescope è un progetto internazionale che unisce una rete di radiotelescopi in tutto il mondo per creare un telescopio virtuale delle dimensioni della Terra. Questa rete include telescopi nelle Hawaii, in Arizona, in Spagna, Messico, Cile e Antartide. Nel 2019 questa immensa rete di telescopi ha prodotto la prima fotografia di un buco nero. Eccola! È la foto dell'ombra del buco nero al centro della galassia Virgo A, a 55 milioni di anni luce dalla Terra. Questa immagine è la prima prova visiva diretta dell'esistenza di un buco nero. Ma c'è di più. Cos'è questo anello brillante di gas incandescente? I buchi neri possono mettersi a ruotare. Nel 1963 Roy Kerr, ad un simposio sull'astrofisica in Texas, presentava un'altra soluzione all'equazione di Einstein. Mentre Kerr parlava, molti se ne andarono, altri parlottavano, ritenendo
ritenendo la presentazione di Kerr solo una sequenza di calcoli matematici astrusi. Così, il più importante esperto vivente della teoria di Einstein, Achilles Papapetros, là presente, si alzò e spiegò a tutti l'importanza dell'impresa di Kerr. Lui, Papapetros, aveva tentato per 30 anni di trovare una soluzione del genere alle equazioni di Einstein e aveva fallito. La soluzione di Kerr prevede l'esistenza dei buchi neri rotanti. E quando un buco nero si mette a ruotare, succedono cose molto più strambe di quando è fermo. Non solo tutto ciò che cattura non esce più, inclusa la luce, ma quando ruota, trascina con sé l'intero spazio-tempo. Questo trascinamento fa sì che gli oggetti vicini non solo cadono verso il corpo massiccio a causa della sua gravità, ma sono anche costretti a muoversi nella direzione della sua rotazione, incluso il tempo. Attorno ad un buco nero rotante possono esistere percorsi chiusi di tempo, dove un osservatore potrebbe ritornare nel proprio passato. E non è tutto. Dall'altro lato di un buco nero rotante si può formare un buco bianco. I buchi bianchi sono l'opposto dei buchi neri. Certo, se no non li avremmo chiamati buchi bianchi. Mentre da un buco nero nulla, nemmeno la luce, può uscire, in un buco bianco invece nulla può entrare. Tutto esce. Ecco dove vanno a finire i miei calzini spaiati. Ed un buco nero rotante ed un buco bianco sono collegati dal ponte di Einstein-Rosen. Il ponte di Einstein-Rosen, chiamato anche wormhole, è un passaggio attraverso altre regioni dell'universo. Quindi, dentro un buco nero rotante c'è la possibilità che esistano dei passaggi verso altre regioni dell'universo. O perché no? Verso altri universi. La matematica ci dice che dentro un buco nero rotante possono esistere dei ponti di Einstein-Rosen. Possono esistere dei wormhole. Un wormhole è formato da due bocche e una gola che connette le due bocche. Le bocche sono il buco nero rotante ed il buco bianco. Una bocca assorbe materia, l'altra la emette, creando un tunnel attraverso lo spazio-tempo. L'esistenza dei wormhole suggerisce che lo spazio-tempo non è una struttura rigida e immutabile, ma piuttosto sembra essere un tessuto dinamico che può essere piegato, curvato e connesso in modi non intuitivi. I wormholes potrebbero teoricamente permettere i viaggi nel tempo, creando la possibilità di loop temporali. Se un viaggiatore potesse entrare in un wormhole e uscire in un tempo precedente, si potrebbero creare situazioni in cui causa ed effetti si mescolano in modi inconcepibili. Il viaggiatore che entra in un wormhole potrebbe impedire la nascita di suo nonno. L'idea che lo spazio-tempo possa essere connesso da wormhole ci suggerisce un livello di connettività intrinseca nell'universo che va oltre la nostra comprensione attuale. Nell'universo sembrano esserci interconnessioni profonde tra tutte le parti. A me viene in mente Solaris di Stanislav Lem. Non so se l'avete letto. Leggetelo. Nel romanzo, il pianeta Solaris, con il suo vasto oceano intelligente, crea rappresentazioni fisiche dei ricordi e dei desideri più profondi degli esseri umani che lo orbitano. Queste rappresentazioni sono una manifestazione delle connessioni profonde e inesplicabili tra Solaris e la mente umana. Gli scienziati che studiano Solaris si confrontano con un'entità incomprensibile che sfida le loro conoscenze e percezioni. Il pianeta rappresenta l'ignoto e l'inconoscibile, spingendo i ricercatori a riconsiderare la loro comprensione della realtà. Riguardiamo la foto del buco nero al centro della galassia Virgo A. Si vede chiaramente un'ombra scura circondata da un anello brillante di gas incandescente. Questo anello di luce è causato dall'effetto di lente gravitazionale che piega la luce attorno all'orizzonte degli eventi del buco nero. Molto probabilmente questo è un buco nero rotante e molto probabilmente attraversandolo finiremmo in una regione remota del nostro universo oppure in un altro universo. Questa idea della possibile esistenza dei wormholes implica che tutte le parti dell'universo siano interconnesse a livello di coscienza. L'universo potrebbe essere una sorta di mente collettiva. Se l'universo è intelligente, la coscienza potrebbe non essere limitata agli esseri viventi. Potrebbe essere una proprietà fondamentale dell'universo stesso. E allora la nostra interazione con l'ambiente potrebbe assumere una dimensione etica più profonda. Danneggiare la natura potrebbe voler dire influire su un sistema intelligente. Fantascienza. Anche le teorie di Newton sembravano fantascienza agli occhi dei suoi contemporanei. Per non parlare di quando Einstein ha detto che la materia curva lo spazio-tempo o di quando Schwarzschild ha trovato la possibilità dell'esistenza dei buchi neri. Tutto questo potrebbe significare che l'universo non solo ospita la vita intelligente, ma è esso stesso dotato di intelligenza. E se l'universo stesse cercando di comunicare con noi proprio attraverso la matematica?